2021 è prevista la pubblicazione per Mimesis del saggio monografico Carcosas de l'Apatan, annotazioni per una lettera esoterica della prima stagione di True Detective. Oggi ci parlerà appunto della sua rivista Axis Mundi e colgo questo momento di presentazione anche per dire che a seguito del suo intervento ci sarà uno spazio per le domande aperte a tutti i relatori. C'è anche una chat che potete accedere se volete mandare la domanda per iscritto. E Alessandro Novazio poi farà la moderazione di questa seconda parte delle domande. Grazie Marco. Grazie Gabriele. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Allora ringrazio innanzitutto Gabriele per la presentazione, i ragazzi di Psycore per l'invito, i precedenti relatori, soprattutto ringrazio il professor Zerbetto e il Palmesano, che io ho il piacere di pubblicare anche su Axis Mundi, quindi ci conosciamo. Iniziamo subito allora a presentare un attimo il lavoro editoriale di questa rivista. Inquadrare Axis Mundi in una categoria ben definita non è semplice, perché pur essendo incentrato su tematiche apparentemente molto accademiche, quali la storia delle religioni, l'antropologia del sacro, le tecnologie e folklore, in realtà molte pubblicazioni riguardano spesso anche degli argomenti più difficilmente inquadrabili in una prospettiva strettamente accademica, come tutte quelle dottrine che vengono solitamente definite esoteriche o appunto articoli su pratiche rituali o magiche e non ultimo appunto, come si è detto, la letteratura del fantastico. Però si potrebbe dire che il filo rosso che unisce tutte queste tematiche eterogenee trattate sulla pagina della rivista in realtà, a parte queste etichette di comodo, è molto chiaro e si può rintracciare nella credenza nell'esistenza di un mondo ulteriore a quello di cui noi facciamo esperienza tutti i giorni con i sensi ordinari. Un mondo occulto e normalmente invisibile che noi possiamo considerare, come diceva Terence McKenna, decifrabile alla stregua di un codice segreto. Quindi l'individuo può accedere eccezionalmente durante delle esperienze statiche o mistiche di cui la storia delle religioni e le dottrine etnografiche ci hanno dato innumerevoli testimonianze attraverso i millenni della storia dell'umanità. Dobbiamo subito notare che l'antropologia di cui si tratta nella rivista non è quella prettamente accademica, perché quando noi trattiamo di antropologia accademica possiamo pensare all'antropologia del XIX secolo, che era quasi interamente incentrata sul profilo razziale, o quella della seconda metà del XX secolo, che sebbene nominalmente antropologia culturale, in realtà va sempre più incentrandosi su tematiche di tipo quasi sociologico e non sulle tradizioni sacre in stretto senso. Io invece ritengo che se vogliamo davvero studiare la storia dell'uomo religioso attraverso i millenni, dobbiamo mettere al centro della nostra analisi proprio l'esperienza sacra in sé e tutta la visione del mondo che nelle società tradizionali stava dietro e rendeva possibile collettivamente e individualmente questa esperienza. In questa serie innanzitutto è essenziale sottolineare come il collegamento tra la storia delle religioni e storia della psichedelia, o per meglio dire tra la prima e i cosiddetti stati non ordinari di coscienza, sia palese. Infatti l'esperienza sacra in sé, sia collettiva che individuale, è innanzitutto un'esperienza letteralmente psichedelica, vale a dire rivelatrice della psiche, qualcosa che ha a che fare con il superamento dei limiti ordinari dell'essere umano e al tempo stesso con una realizzazione superiore dell'elemento individuale, quello che gli antichi greci definivano il daimon. Tutte le cerimonie delle società tradizionali miravano proprio a questi obiettivi,
oltre che altri di tipo strettamente comunitario, senza ovviamente dimenticare, come hanno già detto i precedenti relatori, il larghissimo uso rituale di erbe decotti psicotropi nelle pratiche sciamaniche dei popoli di cacciatori e raccoglitori, ma anche nei riti misterici delle società urbane più stratificate, come per esempio si può menzionare il Soma dei Veda o il Kikyon, appunto, dei misteri di Eleusi. Lo stesso impianto ritualistico del rito, fondato sul cerchio dell'anno, in cui le cerimonie sacre si svolgono oltre che in uno spazio sacro, anche in un tempo sacro, determinato dai solstizi, dagli equinozi, dalle rivoluzioni del sole, della luna, degli altri corpi celesti, è importantissimo, perché ci fa comprendere il fatto che un'esperienza sacra vera e propria diventa possibile agendo all'interno solo di confini spazio-temporali ben definiti, che non riguardano semplicemente l'individuo o la comunità umana, ma anche la natura, il cosmo tutto, le stagioni, gli astri, tutto quanto il cosmo. Solo allineandosi con i ritmi del cosmo, l'uomo tradizionale riusciva ad accedere a quello che lo storico delle religioni romeno merceliate definiva il tempo sacro, che è il tempo del rito, in cui il mito si riattualizzava e l'essere umano aveva l'opportunità di evadere dai limiti che normalmente lo costringevano o lo costringono tuttora nello stato di coscienza ordinario. In questo modo l'individuo poteva trovare il suo centro. Da quanto detto possiamo notare che i punti di contatto tra l'esperienza rituale nelle società tradizionali e l'esperienza psichedelica sono chiarissimi. Infatti anche il tempo dell'esperienza psichedelica è a suo modo sacro e mitico, in quanto si distingue nettamente dal tempo meramente lineare in cui si svolge la vita di tutti i giorni, individuale come comunitaria, e quindi si rivela un momento epifanico per le potenze divine e archetipali che esistono sia nell'uomo, nell'interiorità umana, sia nel cosmo tutto. Questo tempo dell'esperienza psichedelico, dell'esperienza sacra, noi lo possiamo definire in vari modi. Uno dei più riusciti, a mio parere, è quello degli aborigeni australiani, il dream time, il tempo del sogno, ovvero una dimensione nella tradizione australiana pretertemporale in cui gli dei vivevano a stretto contatto con gli uomini, con gli animali e con tutto ciò che esiste, senza tuttavia che esistesse ancora una separazione o una differenziazione tra le varie parti. Uno degli obiettivi dell'esperienza psichedelica, così come dell'esperienza sacra, è appunto di unire queste parti che sono state separate in lillo tempo, cioè all'inizio del tempo. E allora non è un caso se molti topoi che noi tradizionalmente troviamo nell'esperienza religiosa e rituale, oggi possiamo... Mi senti? Ah, appena, va bene. Ok. Non è un caso allora se molti topoi che tradizionalmente hanno a che fare con l'esperienza religiosa e rituale si trovano nell'esperienza psichedelica. Si pensi per esempio al viaggio nel mondo infero, all'incontro con delle intelligenze disincarnate e via dicendo. Noi possiamo anche dire che nell'Occidente postmoderno quindi l'esperienza psichedelica ha sostituito l'esperienza sacra, anche il contatto che la religione cristiana si è andata nei secoli secolarizzando appunto e profanizzando. Quindi l'esperienza psichedelica individuale ha preso il posto lasciato vuoto da questa esperienza sacra di tipo tradizionale. La differenza che però ha salto subito all'occhio, come diceva anche il professor Zerbetti precedentemente, è l'assenza di un background mitico e tradizionale su cui basare questa esperienza, oltre che la connotazione prettamente individuale e non comunitaria di questa esperienza psichedelica. Tra gli obiettivi principali di Axis Mundi c'è proprio questo desiderio di supplire a questa mancanza di un background tradizionale, fornendo al lettore degli strumenti e delle prospettive su cui fondare non solo l'esperienza psichedelica nel senso stretto, ma anche l'intera visione del mondo che ci permette di interpretare la realtà in un modo più complesso. E chiudendo brevemente, per rendere possibile questo cambio di paradigma, io trovo che sia importantissimo l'elemento della meraviglia, quel meraviglioso che noi possiamo connettere al sublime di Burke, oppure al sacro come totalmente altro di Rudolf Otto,
che secondo me si ritrova prettamente nell'esperienza psichedelica, che al tempo stesso, nella quale al tempo stesso l'incontro con l'altro è cagione di estasi ma anche di terrore in un certo senso. E qui veniamo appunto al perché dell'inclusione della lettura dell'orrore al fantastico negli argomenti trattati nel sito, perché io penso che ci siano vari autori della letteratura come Yeats, appunto il Machen, Myring, Lovecraft e via dicendo, che hanno saputo riprendere delle tematiche mitiche, folkloriche tradizionali, e hanno saputo dare nuova linfa vitale a questo mondo immaginale del folklore e del mito, mettendolo appunto in una forma, per così dire, moderna, che si può anche andare a integrare in qualche modo con l'esperienza psichedelica.